Radio R, siamo in collegamento con Giuseppe Russo, che è segretario nonché addetto stampa dell'ente Palio di Porto Recanati. Intanto lo salutiamo. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, vediamo subito di occuparci di un tema che voi avete trattato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Porto Recanati, alla quale purtroppo non siamo riusciti in tempo a partecipare. Una conferenza stampa nella quale annunciavate un po' quelle che saranno le iniziative dell'ente Palio, che non devono esaurirsi soltanto nella corsa estiva dell'agosto di ogni anno, quella che vede appunto il trasporto delle famose coffe che coinvolge tutti i quartieri di Porto Recanati, o comunque quasi tutti. Quest'anno è andata molto bene. È stata una bella manifestazione, anche una forte partecipazione, ma appunto l'ente Palio non vuole esaurire lì il suo impegno. Che cosa succederà, Giuseppe? Sì, come hai giustamente anticipato, l'ente Palio non esaurisce la sua attività con la corsa, ma abbiamo in progetto diverse manifestazioni nel corso dell'anno, per tutta la durata dell'anno, e che culmineranno poi con la corsa di agosto, la quale rimarrà sempre comunque il nostro fiore all'occhiello. E quindi abbiamo pensato, anche perché desideriamo riportare la città di Porto Recanati, i cittadini e non solo di Porto Recanati, ad interessarsi, ancora così come avveniva in passato, a rinnamorarsi, se mi passate il termine, di questa serie di manifestazioni che sono legate poi alla parte storica della città, che ne dica, è comunque legata a un aspetto importante del passato di Porto Recanati. Infatti, proprio con questa ottica, abbiamo dato corso a un concorso di disegno rivolto ai bambini di tutte le classi della scuola primaria, l'Istituto Comprensivo Enrico Medi di Porto Recanati, che è finalizzato alla realizzazione di disegni in grado di rievocare la Porto Recanati Tenaò di una volta. Adesso io sono bolognese, magari il mio dialetto portorecanatese tradisce le mie origini, però. E infatti il manifesto dice proprio, recita: la mia Porto Recanati ieri e oggi. I bambini di oggi ricordano la Porto Recanati di ieri nei loro disegni. Questo anche perché i bambini di oggi non sanno niente di Porto Recanati, perché molto spesso se sanno qualcosa è perché qualche nonno ha ricordato che quando lui era giovane, era pescatore, da qui era lì, però si stanno perdendo tutte le città, e non fa eccezione Porto Recanati, si stanno perdendo le tradizioni cittadine, quelle che sono vissute per secoli, ma che negli ultimi decenni si stanno perdendo. Leggi, ad esempio, non si parla quasi più il dialetto delle varie città, eccetera. Quindi che cosa stiamo facendo? Incoraggiamo i bambini a eseguire questi disegni che abbiano comunque un riferimento al passato di Porto Recanati. E qui incastriamo i nonni, non tanto i genitori quanto i nonni, che magari hanno anche più tempo, ma soprattutto più memoria della Porto Recanati di Tenaò, e quindi chiederanno ai nonni che cosa accadeva. I nonni, ben felici, potranno raccontare le loro esperienze personali, e tutto verrà poi trasferito in una serie di disegni. Prevediamo una partecipazione, così ci ha assicurato il vicario della scuola Medi, che si chiama Elisabetta Cammarota, e pare che circa 250 bambini abbiano aderito a questa manifestazione. Quindi ogni bambino eseguirà un disegno che noi poi trasferiremo nel formato A4 plastificato, e tutte le opere saranno poi esposte sul Corso Matteotti, laddove d'estate si fa la Margutiana. Ci sarà una commissione che giudicherà le 30 opere ritenute, non voglio dire più meritevoli, perché sono meritevoli, ogni opera di un bambino è meritevole, però siccome non possiamo esporli tutti così come vorremmo poter fare, si sceglieranno quelle 30 opere che si riterranno più significative per il tema dato,
e queste saranno poi valutate dai consiglieri, leggo ovviamente che non posso ricordare tutti i nomi, dai consiglieri comunali Pina Citaroni ed Emiliano Giorgetti, da Giacomo Manuali che è il presidente dell'associazione Porto Recanatie e con cui abbiamo già iniziato un bellissimo rapporto già dall'estate scorsa di collaborazione e sempre più spesso faremo cose insieme. E poi da Giulia Monadi che è il nostro vicepresidente dell'Ente Palio e appunto la maestra dell'Istituto Medi Elisabetta Cammarota, vicario. Il 2 dicembre si chiuderà il concorso, quindi tutti i bambini dovranno consegnare le loro opere. Ah, attenzione, le opere saranno eseguite a scuola, quindi non ci saranno aiuti familiari come a volte si fa quando si aiuta il nipotino o il figlio a fare i compiti, quindi saranno originali. Il 2 dicembre si chiuderà il concorso, il 14 inviteremo tutti i ragazzi alla premiazione, consegneremo ad ognuno di loro un attestato di partecipazione, però le 30 opere scelte saranno quelle che poi verranno esposte sul corso Matteotti, laddove d'estate noi mettiamo le bandiere in occasione della corsa, attaccati ai pali, i pali della luce che ci sono già ovviamente, ci sono delle aste che noi utilizziamo normalmente per pubblicizzare l'evento della corsa, 30 di queste verranno riportate su dei supporti e mi pare 90x95 se ricordo bene il formato e verranno messi lungo il corso e questa è una cosa molto, riteniamo, molto carina che avvicinerà tra l'altro ci aiuterà anche in un altro intento che è quello di da bambini di prendere questi bambini e far conoscere subito loro l'Ente Palio e chissà magari diversi di questi bambini saranno poi i futuri corridori dell'Ente Palio, insomma, ci piace pensare questa cosa qui, insomma. Ecco, scusami Giuseppe, ma quindi quindi la prova ci sarà il 2? Sì, la consegna delle opere il 2, sì. Poi ci sarà la valutazione da parte cioè verranno realizzate nella stessa giornata come un compito in classe? Non realizzate, no, quelle ci stanno già lavorando. Ah, però, il 2 dicembre verranno consegnati. Però si stanno lavorando a scuola? A scuola, rigorosamente a scuola. Quindi le insegnanti, gli insegnanti ovviamente in una ora della giornata dedicheranno il tempo a far realizzare questi disegni con la supervisione dei nonni. Sì, deve essere, sì, naturalmente a casa chiederanno, senti ma cosa faceva, il nonno racconterà e poi il bambino a scuola riporterà con un disegno, riporterà quello che è stato loro insegnato, raccontato, trasmesso dai nonni, benissimo. Insomma, che sono la memoria della città, insomma. Questa è l'unica iniziativa che farete, anzi che state facendo? No, ne abbiamo altre, però ci piace non anticipare, ne parleremo man mano che andiamo avanti. Io posso aggiungere ad esempio che dal 4 al 14 realizzerò una serie, sto organizzando una serie di mostre di pittura, scultura e poesia all'interno della Biblioteca Moroni, nella nuova sede, perché si sa che adesso non siamo più nel Castello Svevo ma dentro la ex scuola Diaz e come ho già fatto l'estate scorsa in occasione di una mostra che ho realizzato l'estate scorsa, una mostra sempre pittorica, scultura e poesia, dedicherò un angolo all'Ente Palio in modo che i visitatori della mostra avranno comunque un rapporto, un contatto con l'Ente Palio. Io poi ovviamente come organizzatore della mostra sarò presente e quindi anche nella mia veste di segretario dell'Ente Palio avrò modo di parlare, di spiegare, di raccontare alle persone quello che stiamo facendo e quello che andremo a fare nel tempo piano piano. Ci sono altre cose in cantiere che però ne parliamo man mano che andiamo avanti. Anche perché non vogliamo parlare delle cose fino a che non sono definite, fino a che non abbiamo le date certe di quello che andremo poi a realizzare. Senti, allora l'ultima cosa, approfitto della tua presenza perché non ci siamo più sentiti dopo
gara appunto della corsa di San Giovanni. Ecco, volevo sapere appunto se il bilancio, come è stato valutato all'interno dell'ente Palio, se è positivo o avete notato alcune lacune da migliorare per il prossimo anno. Allora, da subito è emerso che la città ha accettato, ha accolto molto bene, poi è stato ben documentato dai vari giornalisti che hanno partecipato, ma soprattutto dall'uomo della strada. Io devo dire la verità, tu sai che sono bolognese e vivo a Porto Recanati solo da praticamente da 10 anni, poco più di 9 anni, quasi 10, e persone che io non conoscevo, che mi hanno fermato, ma che evidentemente conoscono me, che mi hanno fermato e mi hanno detto: guardi, è stata una manifestazione bellissima, siete stati bravi, e guarda, devo dire, siamo molto soddisfatti. Questo non vuol dire però che non abbiamo constatato noi in primis, ma anche alcuni suggerimenti che abbiamo ricevuto da alcuni cittadini che hanno visto la corsa, che erano spettatori della corsa, che non ci siano state delle lacune, che non ci siano state delle cose da migliorare. Infatti io ricordo che 2 giorni dopo la corsa, ripeto 2 giorni dopo la corsa, abbiamo fatto una riunione con il direttivo proprio per tirare una riga di quello che era stato fatto, ma soprattutto per evidenziare che cosa si può migliorare. E da lì in poi è esattamente quello che stiamo facendo, quello su cui stiamo lavorando, che non è semplice perché non viviamo con casse di tesoro nascoste nei garage o nelle cantine, quindi migliorare qualche cosa significa sempre comunque investire del denaro, e abbiamo gli sponsor, la stessa amministrazione comunale della città di Porto Recanati, devo dire la verità, ci è venuta molto incontro, non solo per quanto riguarda l'aspetto economico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, mettendoci a disposizione strumenti, risultati determinanti. La stessa città, la stessa amministrazione, il signor sindaco ci ha mandato una lettera riconoscendoci di aver fatto un ottimo lavoro e assicurandoci una collaborazione anche per i tempi a venire. Quindi siamo molto contenti, ma questo siamo molto contenti non vuol dire che adesso dall'estate scorsa ci stiamo dicendo quanto siamo bravi, significa quanto siamo bravi, però quella cosa lì era meglio farla così, quell'altra cosa lì sarebbe meglio farla così. Stiamo lavorando, ti assicuro, noi facciamo riunioni almeno una volta al mese, ci riuniamo, ma in realtà il nostro contatto via WhatsApp del direttivo è giornaliero, ogni giorno c'è qualcosa da fare, ogni giorno facciamo qualcosa perché ci piace che la città, per esempio lo stesso concorso delle vetrine che l'ho voluto io, non ha avuto un grossissimo successo in termini di partecipazione, però era già una novità, era una novità che sicuramente quest'altro anno raccoglierà molte più adesioni. E oltretutto io personalmente ho rifatto ex novo il sito Ente Palio, anzi chi lo vuol vedere www.entepalio.it, dove sto riportando ciò che è stato fatto, quello che faremo, e quindi abbiamo già dato via anche al concorso, stiamo definendo il concorso per il nuovo palio di quest'altro anno, il palio intendo il quadro che rappresenterà il palio. Le cose da fare sono tantissime, perché ci siamo anche accorti che possiamo migliorare, che quello che abbiamo fatto è migliorabile e stiamo lavorando proprio su questo. Vogliamo che la città torni a dire: ah, abbiamo una bella manifestazione, così come la città si muove con entusiasmo per quando c'è la Notte Rosa, che grazie all'associazione Porto Recanati è, mi pare che sta rivivendo una nuova gioventù, ho visto molto successo in questa manifestazione e vogliamo essere tra queste, questo è il nostro intento.
Bellissimo, senti veramente un'ultima cosa, una mia curiosità. Dimmi, dimmi. Quando dici che il comune rinnoverà la sua collaborazione e la sua partecipazione, che c'è anche un contributo da parte del comune oppure C'è un vivete... contributo Ah, economico che ecco. c'è sempre stato. C'è sempre stato già dalla nascita dell'ente Palio, 23, 24, 25 anni fa, non ricordo quando, nel senso non perché io ci fossi, io non c'ero ovviamente, però un po' di storia dell'ente Palio ormai l'ho appresa anch'io. Il contributo economico da parte dell'ente Palio, dell'amministrazione comunale c'è sempre stato. E così come c'è stato per il 2017, così come ci sarà anche per il 2018. Ma quello che per noi è molto molto importante è anche poi un aiuto in termini logistico, insomma, proprio mettere a disposizione il personale e i mezzi della città, dell'amministrazione che ci. Cioè, tu immagina solo tutte le transenne che abbiamo messo, i palchi che sono stati fatti, le pulizie che il comune ha dovuto poi, che l'amministrazione comunale ha dovuto poi, gioco forza, fare immediatamente finita la corsa, perché non si poteva far svegliare la città il mattino dopo. Purtroppo le persone non sono tutte bene educate, per cui lo vediamo alla fine di un mercato, no? Il mercato del giovedì. Devono correre subito gli spazzini, gli operatori ecologici a pulire la città, perché diventa un problema. Quindi in questo senso, anche in questo senso, poi c'è anche un aspetto economico che non è sufficiente per quelle che sarebbero le nostre esigenze, ma ben venga e continui a venire. Benissimo Giuseppe, io ti ringrazio, Io ci ringrazio voi, risentiremo alla prossima iniziativa dell'Ente Palio. di cui ti Allora. informerò tempestivamente. Grazie Grazie, mille e buona una giornata. buona giornata a tutti. Gesù.